Ciao a tutti amici di Fan Week, ben trovati a questo nuovo appuntamento di ore 15. Io sono Elena. Oggi il tempo non ci aiuta, è un po' grigio, sta piovendo, insomma, ci mette un po' così, un po' quell'umore, un poco simpatico, poco effervescente, e in più ci si mettono un sacco di problemi di collegamento. Ma non importa, noi ci siamo, siamo qui, abbiamo una puntata straordinaria perché innanzitutto riaprono i parchi divertimento, i parchi a tema, i parchi acquatici e quindi ci collegheremo con il CEO di Zoo Marine e sentiremo un po', insomma, quali sono le novità, come è cambiato, no? E torna l'appuntamento con Evolve Mag insieme a Ilaria Congiu. E questa volta stravolgiamo i nostri programmi soliti e quindi invece di incontrare Ilaria in chiusura del nostro appuntamento, la incontriamo immediatamente in apertura. Ciao Ilaria! Ciao Elena, ciao a tutti. Piove Come va lì? anche qua, insomma, l'umore è quello che è, però come dici bene tu, siamo qua per fare questa puntata tutti insieme e per parlare di un argomento abbastanza interessante. Ecco, appunto, abbiamo detto, riaprono i parchi divertimento, i parchi a tema, in questo caso noi poi parleremo appunto di Zoo Marine, ma insomma, su Evolve c'è un articolo, hai realizzato un articolo molto interessante, quindi raccontaci un po' quali possono essere le novità, che cosa dobbiamo un po' aspettarci. Allora, sì, grazie innanzitutto dei complimenti che mi fai tutte le volte, ormai mi ci devo abituare, sei gentilissima. E sì, allora, questa volta ho scritto un articolo appunto sui parchi di divertimento, ma focalizzandomi soprattutto sulle novità, e cioè sull'hyper reality, e quindi su come i parchi di divertimento si stanno, come stanno cambiando, diciamo, no? Con le nuove tecnologie. Perché da quando siamo piccoli, insomma, abbiamo sempre avuto questa fissazione dei parchi di divertimento, le giostre, il cibo, gli spettacoli, insomma, ci è sempre piaciuto, no? A chi non piace. E c'è da dire che ci sono molti parchi che si sono adeguati all'evoluzione delle cose, quindi alla realtà aumentata. Era quasi impossibile immaginare che un giorno noi stessi avremmo potuto combattere i draghi, vedere gli alieni e sentire le stesse cose dei nostri eroi preferiti. Adesso è possibile, ovviamente non in tutti i posti, ma in alcuni. Uno di questi parchi è situato nello Utah. Aperto nel 2015, si chiama The Void. Praticamente, diciamo che la leva attrattiva è quella dell'emotività. Quindi, praticamente, quando si entra in questo parco è possibile fare una serie di sessioni da 30 minuti l'una che ci fanno entrare in mondi completamente diversi. Quindi possiamo in una giornata, non so, entrare in un ambiente fiabesco e in un altro combattere una guerra. Quindi è una cosa molto, molto carina. E l'unico parco in Italia a fare una cosa simile è Gardaland, quindi il più famoso alla fine, quello che ci piace sempre a tutti, che ha fatto una collaborazione l'anno scorso con la Konica Minolta, scusate, che è una società giapponese, ed insieme hanno, insomma, creato all'interno del parco dei contenuti di iperreality. Quindi diciamo che in Italia, nei parchi di attrazione non è ancora arrivata in modo, insomma, ben definita questa rivoluzione, no, dei parchi. Però ci sono delle start-up italiane che ci stanno lavorando moltissimo, come una che si chiama Arte Amica, che è a Lecce, che ha studiato un sistema di visite immersive nell'arte. Cioè, permette di entrare nei monumenti nel momento in cui li visitiamo, come entrare nella Tour Eiffel, è una cosa assurda ed è molto carina. E poi un altro è Tra l'altro, Compile. Ilaria, scusa se ti Certo. interrompo, in realtà forse è un qualcosa di simile magari alle visite virtuali che i musei hanno messo a disposizione all'inizio, no? Proprio della quarantena, no? Un po' tutti, penso anche agli Uffizi che hanno, o i musei anche qua a Roma, no? Che hanno creato delle opportunità di entrare all'interno dei musei stando rilassati seduti a casa. È un qualcosa di simile secondo te?
È una cosa, qualcosa di simile, ma invece di rimanere davanti a un qualcosa, si entra proprio dentro. Non saprei come. Capito? È come esserci dentro. È una cosa. Infatti, anche io quando l'ho letto ho detto: ma com'è possibile? E invece è così. Ilaria, io ti ringrazio. Noi nei commenti ovviamente metteremo il link all'articolo di Evolve Mag. Ve lo ricordo, Evolve fa parte del circuito di Fan Week, si occupa di evoluzione, tecnologia, insomma, tutte le novità che ci possono essere dal mondo. E quindi così potete andare a ricercare per bene i vari nomi dei parchi e scoprire, insomma, ecco, come fare il giro magari virtuale della Regione Lazio o anche appunto andare a vedere un po' di monumenti. Adesso lasciamo questi parchi un po' particolari dove appunto la realtà aumentata ci aiuta a vivere delle esperienze che insomma particolari, come ci ha raccontato Ilaria, e andiamo ad immergerci in una realtà tutta vera, ovvero quella di Zoomarine con Renato Lenzi. Ciao Renato! Ciao Elena, come stai? Molto bene, grazie. Che meraviglia, vedo che sei proprio a Zoomarine. Ci sono anche degli amici in acqua che stanno facendo esercizi o stanno giocando. Stanno giocando Francesca, una delle nostre ragazze esperte di comportamenti degli animali, lei è specializzata proprio nei delfini, sta giocando con loro, attività che fa realmente tutti i giorni. Ci prendiamo cura di loro anche a parco chiuso e quindi non solo è l'alimentazione, ma proprio controllare la loro salute, mantenerli attivi a livello fisico e anche mentale. Bellissimo, ho visto appena adesso uno dei delfini che è andato ad abbracciarla, sembrava proprio una sorta di abbraccio, quindi insomma. Coccoloni, adorano essere accarezzati e adorano giocare con Francesca. La sto invidiando tantissimo. Senti Renato, appunto abbiamo detto che stanno riaprendo, riaprono finalmente i parchi a tema. Come si riapre però? Quali sono le novità anche appunto per gestire, no? Lo stare in sicurezza e rispettare le richieste in questo periodo. Certo, direi che c'è una premessa molto importante, così come anche detto dall'Istituto Superiore di Sanità, i parchi dove abbiamo la presenza di piscine con cloro sono sicuramente tra i luoghi più sicuri in questo momento. Il cloro è un disinfettante molto effettivo e quindi non solo per il Covid-19, tutti i coronavirus, i virus in generale, i batteri, ovviamente sono de decisamente inibiti e disattivati dal cloro. Quindi tutte le aree dove abbiamo acqua clorata sono sicuramente un luogo molto sicuro per la famiglia, in un momento dove ovviamente tutti siamo un po' più sensibili alla sicurezza e alla salute. Oltre a questo, siamo in uno spazio all'aperto e un altro elemento molto importante è sicuramente il sole, perché il sole con i raggi ultravioletti garantisce sicuramente un'azione, di disinfezione molto efficace in questo periodo. Beh, sicuramente quest'anno è un anno speciale per il Zoomarine, virus a parte. Perché sono 15 anni che il parco è aperto, quindi stiamo celebrando, è la stagione dedicata ai 15 anni di Zoomarine. Entriamo nella maturità dei parchi tematici. E quindi quest'anno il 15 sarà un numero molto forte, e ti anticipo un piccolo segreto: probabilmente lanceremo a brevissimo una promozione. Si potrà entrare a Zoomarine al magico prezzo di 15 euro invece di 34 per tutta la stagione. Quindi una cosa veramente straordinaria, un prezzo accessibile a tutti in un momento dove sicuramente i prezzi fanno la differenza, perché è un momento per tante famiglie difficile anche a livello economico. Ne siamo consapevoli, vogliamo comunque celebrare, condividere questo momento con tutti i nostri ospiti, chi ci conosce e chi ci vuole conoscere per la prima volta. Quindi sicuramente questa opportunità, sarà lanciata nei prossimi giorni attraverso le nostre reti sociali. È un parco che nasce per giocare e divertirsi insieme. Però è anche vero che sono 340.000 metri quadrati di parco, quindi abbiamo spazi veramente molto ampi dove si può vivere in completo rispetto delle regole del distanziamento sociale, sempre ricordandoci che ovviamente i nuclei familiari che arrivano in macchina insieme possono godersi la giornata insieme come hanno sempre fatto, tra di loro possono stare vicino nello stesso nucleo familiare. Abbiamo ad esempio ridimensionato le sedute negli stadi, dove normalmente si potevano sedere 3.500 persone, non si potranno sedere più di 1.000 persone. Quindi questo permetterà a tutti di sedersi tranquillamente nello stadio, godersi la dimostrazione dei delfini, che è sicuramente uno dei punti di forza del parco, così come quella delle foche, dei leoni marini, degli uccelli tropicali, e mantenendo le debite distanze dal resto delle persone che con noi staranno godendosi di questo momento.
Quindi, insomma, ci sarà la possibilità di apprezzare tutto il programma, classico, tra virgolette, di Zoomarin in assoluta tranquillità e sicurezza. Assolutamente, anzi, noi abbiamo qualcosa di speciale da offrire a tutti, che è la miglior medicina post-Covid, il divertimento. Il divertimento in un luogo sicuro insieme alla famiglia. Ne abbiamo veramente tutti tanto, tanto bisogno. Abbiamo bisogno di positività, abbiamo bisogno di momenti costruttivi, divertenti da passare in famiglia. Noi siamo pronti, vi aspettiamo e abbiamo un sacco di sorprese per quest'estate, per insomma recuperare quello che abbiamo perso negli ultimi 90 giorni. Innanzitutto ci sono commenti da parte degli utenti che infatti sottolineano chissà quale sarà la gioia per i bambini, no? Poter tornare ad assaporare uno spettacolo così e una meraviglia in questo, di questo tipo, perché appunto hanno vissuto anche loro un periodo veramente difficile, insomma, stare in casa, non vedere gli amici, non poter giocare nel modo consueto. Quindi, insomma, ci sarà uno spettacolo particolare per celebrare questa riapertura, oppure? Tutte le dimostrazioni degli animali quest'anno saranno nuove, quindi c'è una nuova dimostrazione in ogni area, c'è quella dei delfini, quella delle foche, dei leoni marini, quella degli uccelli tropicali, quelli di Amici di Zampa, saranno tutte nuove dimostrazioni proprio per celebrare i 15 anni del parco insieme al nostro pubblico. Che meraviglia! Ci chiedono in un messaggio privato, ma come si fa a diventare degli addestratori di Zoomarin? È molto più facile di quello che uno si immagini. Sicuramente co si comincia contattando Zoomarin. Abbiamo un sacco di indicazioni che possiamo dare a quelli che sono appassionati, che veramente vorrebbero crescere in questa professione. Ti racconto una storia che mi è successa proprio in questi giorni, bellissima, che mi ha toccato in maniera molto profonda. Pensa, 12 anni fa ho conosciuto una bambina su un volo di un aereo, ero nei Caraibi lavorando per questa stessa azienda, e questa bimba mi ha detto, mentre passava di fianco a me lungo l'aereo, mi diceva: "Ah, io da grande vorrò fare l'addestratrice". E avevo la mia biglietto di presentazione che le ho dato in quel momento. Mi ha contattato ieri, si è appena laureata, e mi ha chiesto: "Sono pronta per lavorare con i delfini", perché io le avevo promesso: "Il giorno che ti laureerai in biologia, ti offro lavoro", e presto comincerà a lavorare con noi in uno dei nostri centri della Florida. È una ragazza americana, quindi una storia meravigliosa. Che veramente mi fa piacere condividere perché è una cosa fuori dal comune. Quelli che sono Assolutamente. appassionati e vogliono diventare addestratori, beh, vi dico da subito: non lavorerete mai, sarà un gioco per tutta la vita perché è giocare con i delfini e giocare con gli animali quello che sarete chiamati a fare. Quindi dovete avere tanta passione e tanta motivazione. Poi il resto viene un po' da solo: bisogna studiare, bisogna prepararsi, fare esperienze. Ci sono tanti centri come il nostro che offrono anche l'opportunità di fare volontariato. Quindi acquisire competenze attraverso tirocini, stage, anche facendo la tesi presso centri come il nostro, e poi ovviamente l'opportunità di trasformarle in una vera e propria professione. Fantastico. E lo vogliamo ricordare, perché adesso sennò magari chi non vi conosce può pensare che ci siano soltanto i delfini o le foche. In realtà, ti va di ricordare un po' gli animali che, insomma, sono i protagonisti da voi? Beh, il Zoomarino è un parco unico perché in realtà è allo stesso tempo un giardino zoologico, un parco acquatico e un parco di attrazioni meccaniche. E in più offriamo anche le esperienze di interazione con gli animali. Quindi noi diciamo che Zoomarino sono quattro parchi in uno. In realtà entrando nel parco si possono vivere quattro parchi allo stesso tempo. Quindi ci sono 354 animali di oltre 40 specie diverse in diverse zone nel parco. Quindi conosciamo sia gli animali marini, quindi ci sono i delfini, i leoni marini, i pinguini, i pellicani, ci sono i fenicotteri, ma ci sono anche tanti altri uccelli e animali terrestri che possiamo conoscere nel parco, e nella gran parte dei casi possiamo conoscere da vicino o addirittura dentro le loro aree. E ovviamente il valore aggiunto del parco è quello proprio delle esperienze interattive, dove li possiamo conoscere a tu per tu, insieme ai ragazzi che si prendono cura di loro, e quindi fare domande anche molto specifiche su questi animali e come vivono sia qui che nel loro ambiente naturale. Domenica Zoomarin dovrebbe essere aperto, noi speriamo di recuperarlo, il segnale è proprio totalmente assente. Mi dispiace tantissimo dover interrompere così il nostro collegamento con Renato, però.
insomma, un'idea ce la siamo fatta. Abbiamo visto uno spettacolo meraviglioso, i due delfini straordinari dietro che salutavano, vi aspettano ovviamente a Zoomarine, potete vivere lì tantissime straordinarie avventure, soprattutto i bambini finalmente possono ritrovare un momento di gioia, forse può essere un'esperienza utile da fare tutti quanti insieme per la famiglia e per i bambini. Allora, io vi saluto qui, la nostra puntata arriva al termine, più tardi nei commenti vi mettiamo il link all'articolo di Ilaria Congiu su Evolve Mag, dove appunto raccontava e citava i vari parchi divertimento molto molto particolari e immersivi addirittura. Chissà, magari quando torneremo a viaggiare, se volete organizzare un viaggio, potrete andare nello Utah e fare una bellissima battaglia con i draghi. Io vi saluto, vi auguro un bellissimo fine settimana, noi ci rivediamo appunto lunedì, sempre alle 15, sempre qui sulle pagine Facebook di Fun Week, Eventi Fun Week Roma, Eventi Fun Week Milano e LOL News. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, tantissimi baci, ringrazio HF4 che produce il format, ringrazio Alessandra Zoi e Marta Volterra che stanno sempre insieme a me, sono una redazione straordinaria, e ringrazio tutti quanti voi ovviamente. Buon weekend, ciao!